Ciao, sono Zane di Turla.it. Oggi ho in prova Motorola Moto Z. È stato il top di gamma di Motorola per l'anno 2016 e oggi è sceso un pochino di prezzo. Scopriamolo insieme. Sul lato superiore troviamo il carrellino che consente di inserire due SIM, una in formato micro e una in formato nano, oppure una nano e una scheda SD, con capacità fino a 2 TB addirittura. Sul lato destro, troviamo i pulsanti per regolare il volume e subito sotto quello per accendere e spegnere l'apparecchio. La differenza dal punto di vista tattile è resa grazie al fatto che questo è sdrenato, quindi anche mentre siamo al buio, oppure senza guardare, riusciamo sempre a distinguere quali sono i pulsanti del volume da quello dell'accensione. Proseguendo sotto troviamo la porta USB Type-C, quindi connettore reversibile, mentre dall'altro lato non abbiamo niente. Sul retro troviamo la fotocamera con doppio flash LED, due tonalità, uno più arancione e uno più giallo, che consente di avere colori naturali anche un po' in tutte le condizioni di luce. La cover che diamo posteriore è rimovibile, quella fornita di default è una, diciamo così, è in una plastica gommata, mentre sotto abbiamo il corpo completamente in metallo del telefono. In basso troviamo il connettore Moto Mods che consente di collegare i vari accessori. Ok? Rimettiamo la cover, è magnetica, quindi è molto pratica da attaccare e staccare. Andiamo sul lato frontale, frontalmente troviamo il lettore di impronte, che consente di accendere e spegnere il telefono un po' in tutte le circostanze. Funziona veramente bene, sempre molto preciso, come vedete, un po' in tutti i modi in cui posso toccare il telefono, riesce quasi sempre ad accendere lo schermo. Sopra abbiamo la fotocamera anteriore e un flash LED anteriore, veramente molto potente. È una trovata interessante perché ci consente di fare dei selfie anche al buio, sempre con buoni risultati. L'unica cosa è veramente accecante, quindi bisogna tenerlo un pochino lontano. Qui in basso non ci sono presenti pulsanti fisici. La cosa che è un pochino scomoda è che questo lettore di impronte non consente di tornare alla home, quindi premendolo da una qualsiasi applicazione non succede assolutamente niente, siamo sempre costretti a premere esplicitamente il pulsante on screen, cosa che ho trovato un pelino scomoda. Lo schermo anteriore è da 5,5 pollici, le dimensioni totali sono quindi 153 di altezza per 75 di larghezza per solo 5,19 mm di spessore. Il peso è di 136 grammi, quindi il telefono è abbastanza pratico anche quando lo portiamo all'orecchio, non sembriamo dei deficienti con un padellone gigantesco quando lo avviciniamo al viso. L'aspetto che mi è piaciuto di più è sicuramente lo spessore, che essendo così contenuto conferisce al telefono un aspetto moderno. Lo schermo di questo Moto Z impiega tecnologia AMOLED. Inoltre ha una risoluzione altissima perché è un Quad HD, quindi 2560x1440. Si tratta del gradino superiore rispetto ai soliti 1080p a cui siamo abituati. Cosa dire, lo schermo è sicuramente eccezionale, sia come resa dei colori, sia come resa del testo. Il testo è perfettamente sempre definito, mentre anche le immagini che possiamo vedere, ad esempio qui ho qualche foto scattata con il telefono, veramente si vedono sempre veramente, veramente bene, un po' in tutte le condizioni di luce. Ad esempio questa è un'altra foto che ho scattato con la fotocamera del telefono, che è un altro punto sicuramente a favore dell'apparecchio, e come vedete sullo schermo si vedono veramente, veramente molto bene. Ok, questa l'ho scattata con la cam anteriore e qui di nuovo. Il fatto che sia ad altissima risoluzione la fotocamera e ad ancora più alta risoluzione lo schermo consente di avere risultati veramente molto buoni. Il telefono è dotato anche del Daydream, quindi è compatibile anche con i nuovi caschetti per la realtà virtuale. Non ho avuto modo di sperimentarli ancora, però il fatto che impieghi la risoluzione così elevata rispetto ai soliti 1080p dovrebbe appunto farsi vedere in tutta la sua forza proprio durante l'uso di applicazioni come Daydream. Moto Z impiega una CPU Snapdragon 820, quindi la generazione precedente rispetto all'821 che possiamo trovare ad esempio nei nuovi Pixel di Google. Ciononostante, le prestazioni sono veramente eccezionali un po' in tutti gli ambiti di utilizzo, anche grazie ai 4 GB di RAM disponibili sull'apparecchio. Io ho fatto varie prove, dalla navigazione web anche l'uso di pagine pesanti come Facebook, eccetera. Scorrono sempre veramente alla perfezione. Le performance sono un altro fiore all'occhiello di questo telefono. Io ho fatto anche un po' di benchmark sintetici, come possono essere ad esempio questo Geekbench, che danno risultati 1343 sul single core e 3896 sul multicore. Quindi, diciamo, sulla carta può montare una CPU che non è l'ultimissimo ritrovato perché appunto è disponibile l'821 che garantisce un più 10% circa di performance ed è stato annunciato anche l'835, però io non so che cosa possono offrire di più rispetto a performance di questo livello. Quindi se questo è il vostro cruccio non vi preoccupate, comprate tranquillamente perché le prestazioni, lo ripeto ancora una volta, sono veramente eccezionali. Moto Z è disponibile in due versioni, una da 32 GB e una da 64 GB. Io in questo momento ho in mano quella da 32 che offre grosso modo 23 GB di storage. In caso non siano sufficienti è comunque possibile espandere la memoria interna grazie all'uso della micro SD con il supporto, come abbiamo detto, di micro SD fino a 2 TB di spazio totale, quindi ne abbiamo veramente tanto. Il mio consiglio, naturalmente, ancora una volta è quello di scegliere la versione da 32 rispetto a quella da 64 ed espandere la memoria tramite una schedina che è sicuramente più economica. Su questo Moto Z, Motorola ha optato per un'unica apertura in alto che funziona sia da capsula auricolare sia da speaker per viva voce e per la riproduzione della musica. La soluzione è un po' una delle cose che mi ha fatto storcere il naso mentre ho provato questo telefono. In particolare, l'audio è un pochino sempre più basso rispetto a quello che mi
sarebbe piaciuto, anche solo rispetto alle soluzioni con griglia posteriore, secondo me la resa sonora è un pochino inferiore. Ad esempio, proviamo a riprodurre questa canzone, alziamo al massimo il volume. Ecco, si sente, però già quando siamo in macchina con il vivavoce, con il rumore del motore e delle gomme, si fa un pochino fatica e viene naturale cercare di portarlo all'orecchio. Manca il jack da 3.5 mm, quindi il vecchio cavetto audio qui non lo possiamo collegare. Motorola offre in dotazione un accessorio che permette di collegare appunto il cavetto a questa porta Type-C, dopodiché possiamo utilizzare le cuffie che già abbiamo tramite un adattatore. Diciamo che io non ho sentito particolarmente la mancanza del vecchio ingresso analogico, però se avete già investito molti soldi in un paio di cuffiette, ricordatevi che dovete sempre portare presso anche l'accessorio per l'adattatore. È un po' una rottura di scatole e soprattutto c'è il rischio di o dimenticarselo o di perderlo. La batteria fornita in dotazione è di appena 2600 mAh. Sulla carta è un numero molto modesto, però in realtà il telefono si è comportato meglio di quello che mi sarei aspettato. Nella mia esperienza pratica sono sempre riuscito a coprire completamente la giornata un po' in tutte le condizioni di utilizzo e in alcuni casi sono riuscito addirittura ad arrivare al giorno successivo coprendo tutto l'uso della mattina. Quindi 2600 mAh nominalmente pochi, però la buona ottimizzazione del software conferisce comunque al telefono un'autonomia che possiamo considerare più che adeguata. Manca il supporto alla carica wireless, non è una cosa di cui io sento particolarmente la mancanza, anche perché grazie al caricatore rapido il telefono con un 15 minuti di corrente si ricarica più che della metà, quindi comunque io preferisco utilizzare comunque sempre il cavetto che permette di fare il pieno veramente in pochissimi minuti piuttosto che l'uso della ricarica dei pad di ricarica wireless che sono decisamente più lenti. La cam principale è da 13 megapixel con apertura f1.8 e stabilizzatore ottico. Gli scatti, anche grazie alla capacità di elaborazione del processore, sono sempre rapidissimi ed il risultato di qualità notevole. La presenza del doppio flash LED a tonalità differenti permette di ottenere colori naturali, anche in situazioni di scarsa illuminazione. Anche la registrazione dei filmati è migliorata dallo stabilizzatore. La risoluzione massima delle riprese è di 1080p a 60 frame per secondo, oppure 4K a 30 frame per secondo. C'è il rallentatore e la videoregistrazione in modalità HDR anche durante la registrazione di filmati. La cam frontale è da 5 megapixel a f2.2. È molto buona anche grazie alla presenza del flash potentissimo che permette di fare ottimi selfie anche al buio. Questo telefono non supporta il double tap two-way, quindi non è possibile accenderlo con due colpetti sullo schermo. Il motivo è che Motorola ha optato per la tecnologia Moto Display, ovvero sullo schermo anteriore troviamo dei rilevatori infrarossi che accendono il display quando ci si passa sopra mezz'aria con la mano. È un'idea che può sembrare sciocca, così sentito dire, ma in realtà dopo un paio di giorni di utilizzo ho imparato ad usarla, la uso molto spesso e si rivela veramente comoda. La schiena di Moto Z abbiamo detto che si collegano gli accessori chiamati Moto Mods, in particolare qui ne ho due, una batteria e uno speaker aggiuntivo. Per quanto riguarda le prove di questi specifici prodotti vi rimando alle recensioni che abbiamo realizzato. Il telefono supporta anche l'utilizzo di due SIM contemporaneamente, quindi abbiamo la possibilità di utilizzare sia il numero privato che il numero professionale sullo stesso telefono. L'unico aspetto a cui prestare attenzione è il fatto che sulle specifiche tecniche presenti sul sito si parla che quella funzionalità e supporto dual SIM sia presente solamente sui prodotti venduti in Brasile, India e Cina. In realtà il telefono che ho ricevuto ne è dotato, però per chi ritenesse questa caratteristica importante dovrebbe verificare puntualmente con il venditore prima dell'acquisto. Quando ho debuttato questo Moto Z costava 699 euro, veramente un po' tanti per essere raccomandato. In questo momento però si trova circa a 450, prezzo che lo rende uno dei best buy del momento. Sicuramente lo raccomando, e anche Guido.